Buongiorno ragazzi, ora sono ancora immersa nelle tenebre, accendo la luce e iniziamo il vlog di oggi. Lucina accesa e direi che è tutta un'altra cosa. Comunque, questo è il mio primo vlog in università. Strano. E niente, spero ovviamente di riuscire a fare qualcosa di decente. Lo vedrò a fine video, insomma, a montaggio video. E come sempre, se avete qualche consiglio, lasciatemelo scritto nei commentini. E nulla, sono abbastanza esausta. Non lo so, è il primo giorno in realtà della settimana, anche se è giovedì perché mi sono ammalata. Quindi non lo so. La mia voglia oggi non è che sia particolarmente alta, anche perché sono ancora un po' ammalata. Però devo andare in università, quindi niente, cioè, devo assolutamente spicciarmi. Tutto. E niente, anche se sostanzialmente vado e faccio 2 ore oggi, la storia delle relazioni internazionali, quindi faremo un po' di lezione insieme. Vabbè. Come già detto, infatti ho messo una felpa molto semplice, bianca, e un paio di jeans. Ora vado a recuperare le scarpe, faccio colazione e poi si parte. Per colazione caffè, solitamente perché mi devo svegliare. Stanotte ho dormito pochissimo. Qui dietro c'è un casino assurdo, lasciate stare, cioè vorrei mettere tanto le barriere. E niente, lei è la mia salvezza comunque al mattino. Oggi devo dire che parto anche abbastanza presto rispetto al solito, cioè al lunedì, no sì, al lunedì, ti sei proprio addormentata. Al giovedì parto di solito verso le 8:30, anche 8:30. Vado a prendere l'ante in testa, 8:30 ma anche 8:40, però oggi devo fare benzina, quindi mi devo muovere assolutamente, se non resto a piedi e devo bere il caffè perché mi devo svegliare, che ho dormito davvero pochissimo, cioè non so come mi continuavo a svegliare, mi sono svegliata una cosa come 10 volte anche, che ma senza motivo, cioè mi giravo e mi svegliavo, mi giravo e mi svegliavo. Non so come sia possibile questa cosa, assolutamente. Cioè, in più, cioè, potrei anche restare a casa in realtà oggi, non andare in università e riposare un po', anche perché penso che la mia concentrazione oggi sia pari a quella di un criceto. Magari i criceti hanno anche tanta concentrazione e intelligenza, non lo so, eh. Devo andare per forza perché comunque devo prendere un libro per fare le esercitazioni, se riesco a trovarlo, di microeconomia, perché devo ancora dare microeconomia dall'anno scorso. E poi mi sentirei in colpa, non so come, però mi sento in colpa quando non vado in università. Cioè lunedì, martedì non sono andata, martedì c'era sciopero, quindi ok, lunedì non sono andata perché stavo malissimo, quindi in quel caso non mi sono sentita in colpa, però oggi non sto male, sono soltanto stanca, tanto stanca, però ecco, se parlo, faccio cose, in teoria non dovrei sentire la stanchezza, ora vediamo, al massimo torno indietro. Allora, ho appena parcheggiato la macchina, ma nel mentre, oddio, no, forse così no, dovrei trovare una posizione più normale. No, ok, non ce la faccio, ok. Ma nel mentre sono successe davvero di ogni. Mamma mia, ve lo giuro. Allora, cosa è successo? Faccio per andare verso la stazione, verso il paese dove magari si appoggia le chiavi, così magari non mi faccio sentire tutto questo rumore strano. Mi avvio verso il paese dove vado a prendere il treno, perché non lo prendo nel mio paese, lo prendo verso la Lombardia, che è più comodo, più, diciamo, più veloce, fa soltanto 2 fermate e poi sono arrivata a Milano. E niente, cioè in sostanza faccio per andare verso questo paese e vedo la guardia di finanza lì appostata, tipo come fa di solito la polizia ogni tanto per darti la multa se vai troppo veloce o ecco. E niente, c'è una persona che passa, io non sono ancora abituata a parlare davanti al telefono ed essere un po' naturale comunque. Niente, mi prende l'ansia, cioè dico ok, perché vado un attimo in palla, dico
Ok, la guardia di finanza mi può dare la multa, cioè può fare queste cose, però erano tipo appostati, no? E quindi inizio piano piano ad andare sempre più piano. E stavo andando più o meno 60-61, cioè una strada, cioè una strada di paese, però sto ancora dormendo, il mio cervello è ancora off, però comunque penso di... Nel caso, adesso poi lo vado a cercare e ve lo scrivo perché penso proprio che non si sia capito per niente. Comunque, cioè, e dico, beh, in teoria il limite dovrebbe essere, non in teoria, il limite dovrebbe essere di 70. Io comunque sto andando sui 60, 60 qualcosa, quindi in teoria non dovrebbe aver preso la multa. Poi, non è ancora finito qui. Vado verso l'incrocio, cioè da lì poi dopo ci sono tipo una cosa come 4-5 semafori, è una cosa assurda, cioè se te li becchi tutti rossi sei finito e se sei in ritardo è ancora peggio. Comunque vado, c'è un incrocio, lì ero proprio in paese, scatta l'arancione, ma io non quando li stavo passando, un po' prima, e quindi ho detto vabbè dai, non sono di fretta, mi fermo. Il problema è che mi sono fermata sulle strisce, però lì non ho visto telecamere. Sono andata un po' indietro e basta. Vedo poi una signora, una ragazza, in realtà ci cioè, avrà avuto 30 anni, non è che avrà avuto chissà quanto, cioè nel senso 30 anni penso, prende e mi passa da dietro, mi sorpassa, il semaforo ormai era diventato rosso, ragazzi, era diventato rosso. Lei prende, mi sorpassa, mi guarda, si mette a ridere. Io ci sono rimasta malissimo, ve lo giuro, ci sono rimasta malissimo perché io ho detto, vabbè dai, cioè è arancione, ora scatta, cioè con la fortuna che ho, passo io, scatta il rosso. Non si sa mai, cioè non c'è la telecamera, non conosco benissimo queste vie, quindi onde evitare, cioè nel senso sono 3 settimane che sto facendo queste vie, quindi non è che io le conosca benissimo. Quando le faccio per prendere l'autostrada e andare al lago, per dirvi, però non è che io le conosca benissimo. E questa prende, mi sorpassa e mi guarda pure, cioè si mette pure a ridere. E poi lei, cioè, intelligente, no? Subito dopo c'era un altro semaforo ed era rosso ovviamente, ferma, e la vedo ancora che sghignazza. E a me viene, cioè, tipo, adesso non so se stava sghignazzando di me, però, cioè, un po' assurdo, nel senso, se, cioè, io dovrei sghignazzare di te, perché sei tu che sei passato col rosso, cioè, raga, è assurdo, cioè, io non so cosa abbia la gente, ora come ora, in giro, e poi non è neanche la prima volta, cioè, neanche il momento di mettermi in strada, e subito uno mi sorpassa. Va bene, cioè, stavo andando 70 all'ora, normale, cioè, anzi, ero dentro i limiti di velocità. Non ho fretta, non è che devo andare al 100 all'ora. Poi ancora c'è un curva qua, c'è un curvone, scusate, una rotonda enorme da dove arrivano di tutto e di più, cioè da ogni paese, dall'autostrada, da di tutto e di più. E uno prende e mi sorpassa. Cioè, e io stavo per entrare dentro la rotonda e questo prende e mi sorpassa. Meno male che io sto, cioè, sto più che attenta perché sennò a quest'ora avrei già fatto l'incidente. Ragazzi, ve lo giuro, cioè questa mattinata è già iniziata malissimo. Ok, passata la polizia, bene, lei mi piace. E nulla. Ah, e in più ovviamente la macchina dove l'ho messa in un posto che a me sinceramente non piace perché è vicino a un canaletto e quindi non lo so, cioè è la prima, però ci sono tante altre macchine dietro e vedo che stanno passando altre persone, quindi cioè la polizia passa e non fa niente. La seconda volta che la metto qui, quindi in teoria non lo so, non dovrebbe succedere niente, poi non ci sono... Aiuto, sono ancora raffreddata, mamma mia ragazzi, sono ancora raffreddata. Comunque, non... ci sono strisce, questo mi preoccupa, cioè il fatto che non ci siano strisce. Io mi sento al sicuro quando parcheggio dove ci sono le strisce, se no no. Cioè io ho quasi 3 anni di patente, ma è come se ne avessi 3 mesi di patente, perché sono una fifona assurda. Comunque niente, io direi di avviarmi, anche perché... Ho un bel pezzo perché l'ho messo in fondissimo, perché non c'è mai posto. Cioè, quest'estate quando andavo a fare gli esami all'università c'era sempre posto, tutti in vacanza, bellissimo, parcheggiare era stupendo. Ora ovviamente tutti vanno a lavoro e non c'è posto, però meglio, vuol dire che comunque tutti adesso, cioè che comunque i posti di lavoro vengono occupati e che la gente riesce ad andare a lavorare. Molto meglio. Poi, Dio, magari ci saranno altri studenti come me, molto probabilmente. Comunque sto guardando che mi sono un po' incriccata.
Non so come uscire, mi sa che uscirò dall'altra porta e nulla. Io e il mio pandino ci dobbiamo salutare perché devo andare assolutamente in università, recupero le chiavi, chiudo e vado. Ci dirigiamo verso l'università, cioè più che università ora a treno, e poi a metro, e poi un pezzettino bello lungo a piedi, e poi infine all'università. Appena arrivo, cioè appena arrivo a Milano, al Duomo, voglio farvi vedere il Duomo, perché la mia università è lì vicino. Quindi se riesco vi faccio vedere tutto. Che corsa! Lo giuro, sto morendo. Comunque oggi il tutto era abbastanza caotico, cioè il treno non si poteva stare. Era strapieno. E ora c'è la gente che ovviamente mi fissa e io mi metto ancora di più in soggezione. Ora devo andare abbastanza veloce perché non dico di essere in ritardo, però. Oddio, che fatica, cioè che corsa. Però insomma quasi. Sono le 10:10, ho lezione alle 11:30. Cioè scusate, sono alle 10:10 e ho lezione alle 10:30. Niente, comunque ho fatto vedere il Duomo. È bellissimo, cioè ogni giorno vengo, però per me è sempre bellissimo. Comunque devo dire che fino a qualche giorno fa qui era tutto caotico, si era pieno di gente. Oggi non so cosa succede, è vuoto. Ovviamente il Duomo è vuoto. Strano, però così almeno si cammina molto meglio. Devo dire che si è ripopolata tantissimo, cioè in 2 ore si è ripopolata tantissimo Milano. Ora sono andata a prendere la metro. Ok, ho finito di fare lezione, cioè comunque sono già per 2 ore. Non sono riuscita a filmare niente a lezione, cioè anche perché mi sembrava un po' brutto filmare mentre la prof comunque spiegava, e niente, ora sono nella metro di Duomo e sentite la musica in sottofondo perché è un classico che ci sia tipo qualcuno che suona. Ora se riesco ve la faccio vedere. Ok, mi sono riuscita a prendere il treno, cioè sono riuscita a salire sul treno. Ora pranzo perché ho una fame assurda, che mentre ero a lezione mi borbottavo tutto lo stomaco. Vabbè. Ho fatto un salto velocissimo la sera perché volevo prendere il pennello di Fenty Beauty, quello tipo per la terra o per il fondo, ora non ho mai capito, c'è cioè, chi lo usa per la terra e chi per usa, lo usa per il fondo, però comunque mi ispira tantissimo, ma non c'era. C'è un coperto invece di sempre con un pennello di viso che mi ispira, però non lo so se devo valutare perché non ho mai visto il pennello di sempre. E niente, ho fatto un attimo la corsa, mi sono messa il più avanti possibile perché ogni volta che io mi metto avanti, cioè più avanti, questo treno cioè, e sembra quasi che io torni indietro, non ho mai capito sta roba. Comunque niente, ora spero di fare quella comunque pressa perché devo un giorno sono stanca, però comunque devo continuare a studiare oggi. E niente, non sono riuscita a prendere il libro di esercizi di micro che volevo prendere, però cioè, mi sono ricordata a metà strada, vabbè, a metà strada, niente, se domani lo prendo. Cercando il più possibile di parlare comunque, anche se c'era un po' di vergogno, anche, cioè ora devo mangiare, però non vorrei che qualcuno salisse io mentre mangio. Però vabbè, ho una fame, quindi ora mangio e faccio vedere che cosa ho preparato. Ho preparato tipo insalata di riso con funghi, piselli e prosciutto cotto. Dovrebbe essere buono. Ok, sono di ritorno. Stanchissima, il riso era buono, il mio pranzo era davvero buono, devo dirlo. Mi sono sperata, molto veloce, una scelta molto veloce, però ecco. Devo dire che alla prima fermata è salita un'intera scolaresca, infatti c'era gente anche in piedi, va bene, ok. E nulla, ancora non ho capito dove sono andata perché so che a Rupi era comunque qualcosa, c'è sempre, però in questo periodo non penso, però va bene. Ammetto di essere un po' curiosa di sapere insomma dove sono andati perché la fiera ora, senti, allora con l'Expo non c'è più niente e la fiera dell'artigianato inizia a dicembre, quindi non capisco, però va bene. E niente, io ora comunque mi avvio verso la macchina che è praticamente in fondissimo, cioè ok, ora si stanno liberando tutti i posti, il che è assurdo, però va bene. Io proseguo così. La cosa sarà che comunque ora, essendo le 2:30,
ci sarà una coda assurda nella rotonda fatidica rotonda. Wow, c'è il signore che mi guarda. Ci sarà una coda assurda, quindi spero di riuscire a fare in tempo comunque liberarmi presto, anche perché lì di solito resto bloccata con minimo 5-10 minuti buoni, il che è tanto se ci pensate, cioè ferma in coda perché c'è tanta gente, cioè comunque adesso questo è più o meno l'orario in cui si ritorna al lavoro dopo la pausa pranzo e niente, ora vediamo. Intanto comunque continuo a camminare perché ora che arrivo alla mia macchina, non lo so, mi ricordavo fosse lontana, ma non così tanto. Insomma, è una strada davvero lontanissima, spero che ci sia ancora la mia paura ogni volta che metto la macchina così lontana, ma c'è ancora. Eccomi qui, sono arrivata a casa, finalmente sono stanchissima, anche se in realtà dovrei aprire il libro di microeconomia e studiare un pochino, ma penso che però alla grande questo passaggio di microeconomia la skippo, perché sono comunque 2 giorni di fila che sto facendo microeconomia. Però comunque in ogni caso volevo andare avanti con il programma e niente, anche perché ho l'esame tra pochissimo, quindi non lo so, cioè sono un attimo combattuta e magari però vado avanti con sociologia perché anche ho l'esame anche di quello e nulla. Però volevo fare un'altra cosa, oggi è proprio la giornata delle mille cose, comunque volevo andare a vedere se trovo dei colori per le unghiette, perché ho in mente proprio, cioè ho in mente proprio in testa un tipo di unghie che voglio fare e i colori proprio che voglio, e non li ho tutti, ne ho 2 credo o 3, forse uno riesco a recuperarlo, no sì ne ho 3, me ne mancano 2 ovviamente perché ho 5 dita quindi me ne mancano 2 e niente, volevo andare a vedere se li trovavo, solo che sono abbastanza pigra in questo momento e mi sono impoltronita alla grande, quindi non so quando troverò la forza di prendere, alzare ed andare. Più che altro devo vedere quali colori ho, perché ricordo di avere determinati colori, però non sono sicura. Poi scopre, magari apro, prendo, scopre e vedo che ne ho a zeffe. Ma va bene. Comunque niente, ora vedo un attimo e poi cosa fare, anche perché studiare posso farlo anche tranquillamente stasera, però prendere queste cosine no, anche perché appunto il negozio poi chiude. Eccomi, sono arrivata, il posto si chiama Max Factor, non so se lo conoscete, da quello che so c'è in quasi tutta Italia, però non cioè nel senso non c'è in tutta Italia, ma non in tutti i posti, comunque non è chissà quanto famoso. E niente, ora comunque cerco magari di fare delle mini clip per farvi vedere un po' com'è dentro e soprattutto cosa compro. Comunque in caso appena vado a casa vi faccio vedere i prodottini che acquisto. Queste sono tutte le cosettine orientali che vi dicevo, infatti lì abbiamo le cose già pronte asiatiche. Spero non mi caccino perché sto filmando. E dovrebbe esserci anche la salsa di soia, infatti. Eccola qui. E lì tutte le cose asiatiche, cioè comunque le salsine asiatiche, l'alga. Spero non mi dicano niente perché sto registrando. Comunque non c'è tanta gente, cioè nel senso ultimamente c'era molta più gente. Ecco, una cosa che vorrei vedere se c'è è il sapone Alba Alga, oddio non mi ricordo, comunque che sta andando un sacco virale su TikTok e che ci puliscono anche i pennelli, ma io sinceramente non lo riesco a trovare da nessuna parte. No, ecco c'è, ho trovato, ma è il liquido questo. Io volevo quello in saponetta per pulire i pennelli e vedere se mi togli le macchie che mi lasciano gli ombretti. Sono rimasta un attimo colpita da queste cose sul bagno, cioè a me colpiscono tutte queste cose un po' strane, no? Anche questo qui tipo il legno carino. Questo qua tipo segno il marmo, sbaglio? Sì, no, segno il marmo. Anche un sacco di cose per il cucito, infatti mia mamma ci siamo messa a cucire, abbiamo preso un sacco di cose qui, però guardate quell'albero, cioè ragazzi è bellissimo. Niente,
troppo bello, c'è troppe cose carine e sfiziose. Qui ho tutti i colori, ora vado un po' alla ricerca di quello che mi serve, vedo se anche il finish opaco. Alla fine ho preso un marroncino corretto, c'è scritto tipo che dovrebbe essere castano, e il finish matte, ora poi vedo a casa com'è. Spero bene, perché sinceramente non ho mai provato niente di questo. Io ho fatto un piano piano bellissimo, immagino. Comunque non ho mai provato niente di questo brand. Quello che hanno loro si chiama Melissa, se non ricordo male si chiama Melissa, ma non ho provato niente di loro se non la base per il gel e basta. E comunque non mi ci sono trovata in realtà benissimo, però volevo dargli una seconda chance. Ok, e niente, ora vado a casa e faccio, giuro studio. Sono arrivata a casa, mi sono già impigiamata, mi sono messa comoda assolutamente perché non ce la facevo più con i vestiti comunque che avevo addosso stamattina, più che altro i jeans, cioè i jeans e il reggiseno, cioè siamo onesti, sono la cosa più odiosa, cioè non odiosa, però che prima io amo i pantaloni della tuta e le felpe, infatti oggi proprio sono andata di felpa, visto che ero un sacco stanca. Ora cerco di mettervi in un punto in cui, ok, non dovrebbe cascare niente, e vi faccio vedere quello che ho acquistato. Molto semplicemente, allora, ho preso questo top che è top coat matte, almeno in teoria dovrebbe essere matte. Ora vediamo, sì. Infatti si vede già dal colore che è opaco, e da notare anche il pack che l'hanno fatto opaco per restare in tema. Fammi vedere. Ah no, anche questo è opaco. Ecco, scherzavo, pensavo fosse in tema visto che quello lì è un top coat matte. Invece il colore che ho preso è questo, che messo così non dice niente, assolutamente non dice nulla, però nella mia testa i colori che ho in mente di fare dovrebbe uscire il tutto molto carino, in teoria, in pratica non ho idea, cioè spero possa uscire qualcosa di carino, anche se in realtà sono 5 colori messi in fila che vanno poi in ordine di gradazione, però boh, vabbè, vedremo, al massimo mi inventerò qualcosa e finirò per fare la mia solita French, spero di no, perché non dico che mi sono stancata di fare la French, però volevo cambiare, volevo variare, ve l'ho detto, ho visto queste unghie sulla metro da una ragazza e basta, cioè mi sono innamorata, sono semplici, basic, ma appunto il fatto che sono semplici e basic mi hanno folgorata, cioè mi hanno affascinata, non lo so, mi piacciono. Poi i colori del nude, del marrone, i marroncini mi piacciono tantissimo, lo sapete, cioè se mi seguite lo sapete, infatti i rossetti che utilizzo sono tutti nude, marroncini, mi piacciono un sacco, e riportarli poi sulle unghie sarebbe una cosa carina e bella. Ho qui il libro, il quaderno, sto ricopiando praticamente tutto su un quaderno nuovo, non so perché sto facendo questa cosa, però non lo so, cioè il quaderno che stavo utilizzando io praticamente è quasi finito e le pagine che ci sono si stanno staccando, quindi ecco, devo dire però che questa luminosità, questa luce non è dei migliori. Lo ammetto e capisco, cioè non mi piace particolarmente. Comunque devo finire di fare le domande, di trascrivere le domande. Queste sono quelle che ho scritto durante l'esame. Sono più o meno tutte, non sono tutte, perché alcune sostanzialmente io poi cosa metterci all'interno, quindi non sono stata lì a scrivere anche quelle, anche perché il tempo era davvero poco per tutte le domande che c'erano. Ho finito di fare sociologia,
O meglio, cioè nel senso, ho ripreso tutte le domande e me le sono trascritte. Poi ora devo trovare la voglia fisica, mentale di studiare. Però va bene. Adesso vado, cioè sistemo un po' tutta sta roba che ho fatto un casino qua. Cioè c'è 3000 robe. Ora vi faccio vedere, ma c'è davvero un casino. Vedete, ci sono qua i fogli, parte delle slide, il libro, un libro perché l'altro sta di là, qui c'è il quaderno, un altro pezzo di libro, testi, parte dei riassunti già stampati che avevo iniziato a farli ma poi mi è passata la voglia, e le domande che ho finito di copiare, poi vabbè il mio struccio e tutte le robe che ho usato oggi, mi andava di usare il rosa. Tiro il tutto, sistemo, e per stasera non devo neanche preparare la cena perché in teoria la fa mio papà, ovvero fa la pizza. Però devo prepararmi la schiscetta per domani e sinceramente non so cosa fare, cioè ho una mezza idea ma no. Idea, cioè potrei fare una cosa ma non saprei, cioè vorrei farmi tipo gli gnocchi, però devo comunque pensare che mi devo portare queste cose in università, quindi cioè io le cucino adesso e poi dopo le devo mangiare domani, no? E non so sinceramente se saranno tutte appiccicati oppure no, cioè se saranno mangiabili oppure no, e quindi nulla, adesso vedo cosa preparare. Alla fine ho fatto due toast, non uno, due. Ora questo qui lo chiudo, il primo già è accartocciato e niente, lo metto sempre dentro un sacchettino così non sono sicura che non si rompa o non si rovina, insomma non lo so, sono le mie fisse, ho delle fisse tipo... Niente, ora sistemo qui e poi mi bevo la mia tisanina, perché mi sono fatta la tisanina ai frutti rossi. A me piace un sacco la tisana ai frutti rossi e penso di registrare un video per TikTok dove provo un fondotinta. Voglio iniziare a fare queste rubriche dove testo il fondotinta. Non so, fatemi sapere se anche questa cosa vi può piacere, così la porto anche qui su YouTube. Ok, ho appena finito di registrare il video su TikTok e... Allora, questo è il fondotinta di Ordinary, quello super famoso, cioè effetto siero, tipo, insomma, che dovrebbe essere molto leggero, no? A parte che io ne ho due e di entrambi ho sbagliato la colorazione, però a me sinceramente non piacciono particolarmente, anche perché essendo dovendo essere tipo effetto siero, non dovrebbe coprire, o comunque non dovrebbe vedersi più di tanto. Però, vedete, cioè, si vede proprio che io sul fondotinta, lasciando stare la colorazione sbagliata, però si vede proprio che ho lo strato di fondotinta, quindi non lo so. Però devo dire che almeno ha coperto un po' tutto, specialmente al lato del naso, che ho sempre il problema degli occhiali. E nulla, ora comunque ho trovato una nuova postazione per registrare, forse ho trovato la mia preferita. Devo vedere se mi piace anche per YouTube, ovvero questa con lo sfondo delle lucine dietro, che non so se riuscirò mai ad accendere. Ora faccio la detersione e in teoria dovrei mangiare tra poco. Vi faccio poi vedere la pizza, aiuto, che luce. Anche perché in teoria dovrei, cioè non dovrei, alla fine abbiamo deciso di comprarla dal nostro pizzaiolo di fiducia. Devo dire di aver fatto una bellissima acconciatura. Ok, no, mi sono dimenticata lo specchio, perché dovete sapere che io qui ho la scrivania, sì, ma dove in teoria studio. Dico in teoria perché è piccolina e io ho bisogno di tanto spazio per mettere tutti i libri, fogli e roba del genere. Quindi vado sempre a studiare in sala, perché c'è anche molta più luce e mi dà un po' più di gioia. Comunque, e quindi niente, qua non ho lo specchio, quindi ora lo recupero subito. Metto a sinistra, così almeno c'è la luce, non la copre. Oddio, ho guardato troppo la luce, mi sono accecata. Comunque, finisco un po' di fare skincare. Su cosa più bello in testa, definito. Comunque, tutto il giorno che ho male alla pancia, forte, tipo crampi allo stomaco, e non capisco il perché, cioè sinceramente, non è che io abbia mangiato oggi chissà cosa di strano, ma li ho da
stamattina, ancora prima di andare in università. E nulla, ma non è la prima volta che mi succede. Anche lunedì sono stata male, infatti non sono riuscita proprio ad andare in università perché stavo malissimo. Ma domenica pure stavo male e sabato stessa cosa. Ma non so perché, c'erano tipo delle coliche, dei crampi, non saprei neanche definire cosa possano essere, la pancia. E non da ciclo, cioè non da ciclo, anche perché il dolore del ciclo è inconfondibile e poi mi è venuto da pochissimo. Ma quasi da, cioè da tipo influenza, no? Comunque quando prendete freddo e poi la pancia vi fa malissimo. Però in teoria dura un giorno, invece mi sta durando da... sta durando da sabato. Devo dire che comunque la luminosità qui è davvero pietosa e devo riuscire ad arrangiarmi in un modo migliore. Giuro che riuscirò piano piano a farcela, a integrare meglio nei vlog, perché questo qui è il mio primo vlog, diciamo, giornaliero, un po' mio primissimo vlog giornaliero, insomma, che parte dalla mattina presto fino alla sera tardi. Ne ho fatti alcuni su Venezia quando sono andata, ma poi non mi ci sono messa a fare vlog, anzi faccio video di solito stanziati, che trovo siano molto più facili da fare. Però devo dire che i vlog non mi dispiacciono affatto, forse ne ho messo un po' troppo di questo siero all'acido ialuronico. Ogni volta esagero sempre. Devo dire, appunto, ripeto, non mi dispiacciono affatto, anzi trovo che siano molto, molto più carini, perché c'è sempre c'è un modo più da, c'è più modo di interagire, non so, rispetto ai video normali, ai classici video, magari in cui parlo di una determinata cosa o parlo di, non so, magari vi mostro un determinato prodotto oppure ve ne mostro un altro, faccio una challenge, insomma è già diverso, è differente. Invece così è più immediato, si parla, si chiacchiera, posso cercare anche di avere un rapporto, una comunicazione con voi, che è la cosa che sinceramente a me piace di più, e creare comunque una comunicazione tra me e le persone che mi seguono. Non so se l'ho mai detto, ma io sono una persona estremamente timida e penso che si sia notato oggi quando dovevo registrare e c'erano le persone. Comunque sono appunto una persona estremamente timida, oggi non ho messo troppo, e voglio cercare comunque di aiutare questa mia sensazione, questa mia cosa. Non lo chiamerei difetto perché sostanzialmente non è un difetto, ma è una caratteristica, quindi questa mia caratteristica è cercare di non esserlo, anche perché me ne accorgo specialmente in università, ma anche in generale con le cose. Evito sempre di parlare perché mi vergogno, quindi boh. Però devo ammettere comunque che la mia timidezza un po' è migliorata, cioè non è più così tanto forte come lo era prima, e questo mi fa tanto piacere. Ok ragazzi, siamo arrivati praticamente a fine serata, sono stanchissima, ve lo giuro, la pancia a dir poco piena, però ho mangiato una fetta di pizza, sinceramente, lo dico sinceramente, era buona, buonissima, la prendo sempre così, bianca, senza pomodoro e con prosciutto cotto e stracchino, non so, mi piace un sacco, semplice, però è quel essere semplice della pizza che mi piace un sacco.
Comunque, niente, ora penso che guarderò un film oppure un video su YouTube. Ora vedo un po' cosa riesco a trovare. Se trovo qualcosa che mi intriga, come serie o aiuto, come serie o come film, lo guardo. Perché ho appena finito Malcolm come serie TV, serie TV storica, però non l'avevo mai vista. E sinceramente non mi dispiace, è carina. Ovviamente poi hanno smesso di produrlo, di hanno smesso di far uscire stagioni, cioè basta, chiusa, questa serie non esiste sostanzialmente più, quindi nulla, cioè mi è dispiaciuto appunto per questo, perché mi aspettavo un sequel e nulla, ora aspetto in realtà i sequel di Grey's Anatomy e Station 19, che oramai sono entrati nel mio cuore, ma ok, e nulla, oltre a questi ogni tanto guardo qualche serie un po' per tamponare l'attesa di Grey's Anatomy e Station 19. Ogni tanto magari mi riguardo Friends, che è storica pure lei, però è bellissima. E niente, mi sto dilungando tantissimo, me ne rendo conto, spero ovviamente che questa cosa non vi dia fastidio e non vi annoi. Comunque, detto questo, io vi saluto, mi do la buonanotte, non so a che ora guarderete in questo video, però vi do ugualmente la buonanotte e vi mando un grossissimo bacio. E niente, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!